Questo è per voi, perché con queste competenze non avrete mai problemi di soldi. Perché ho capito che a un certo punto solo la testa, la dedizione, la disciplina avrebbe fatto la differenza. Perché quella può battere il talento che la natura ti dà. Il problema è che la maggior parte delle persone che ottiene risultato non ha talento, ha voglia di fare le cose. Ha solo voglia di fare le cose. La maggior parte delle persone che compra corsi lì fuori per fare soldi, la realtà è che non ne fa. Il problema è che non si dice. Perché? Perché se no, si blocca il mercato, cazzo, no, continuiamo a prendere per il culo la gente. Queste sono le premesse importanti che ci tengo a fare. E ho anche una confessione da farvi. In questo preciso momento, è vero, io ho già un nome, ho già delle competenze, ho già una lista, ho già dei libri, ho già dei corsi, sono finito su numerosi giornali e quindi per me oggi, obiettivamente, come lo è stato in passato, quindi sono proprio casi studio in passato, per me è facile oggi magari fare anche 380.000 euro in 3 giorni e poi magari stare tranquillo per un bel po' di mesi. È semplice, è vero, perché ho già un nome. Ma per avere il nome che ho oggi e i risultati che abbiamo oggi, ho perso la dignità molte volte, lo avete visto. Ma quello che voglio chiedervi adesso, quanti di voi sono in grado di raddoppiare per 6 i soldi che hanno in tasca? Guardate quanto avete in tasca e moltiplicate per 6 quello che avete in tasca. Siete in grado di farlo? Bene, noi sì. E questo è il modello. Questo è il modello. Cazzo, quanti soldi mettereste? Anche solo per 2. Facciamo per 2. Io metterei tutto quello che ho. Warren Buffett dice il suo patrimonio, che è un fenomeno ovviamente nel suo settore, che il suo patrimonio cresce dal 20 al 25% annuo. Il secondo segreto qual è? Il secondo segreto è che puoi fare pubblicità, diventare famoso, acquisire tonnellate di fan e clienti senza investire un solo euro. E voi mi direte, ma come, hai investito 158.000 euro? Sì, è vero, quelle sono le transazioni che ho fatto su Facebook. Però lasciate che vi racconti com'è andata. Davvero. Questo, guardate le date, questo era il nostro account, all'epoca usavamo Amember come gestionale. Gennaio 2015, il nostro lancio di Accademia, quello dove vi dico che abbiamo fatto 13.000 euro, è stato a cavallo tra il gennaio e febbraio, perché abbiamo chiuso tipo l'1 di febbraio, quindi lui ha calcolato gennaio e febbraio, e in più c'erano i bonifici, che ovviamente non venivano gestiti da Amember, perché non c'era la transazione online. E guardate cosa è successo. C'è stato il picco del lancio e poi a marzo effettivamente avevo fatto 2.000 euro, ma io venivo da, cazzo, guadagno neanche 500 euro per nuotare, con cui non riesco a fare un cazzo, avevo guadagnato praticamente per 2 anni, ho detto, figa, siamo a posto, sono invincibile. Poi a marzo non lancio neanche, metto un attimo in automazione, figo, automatizzo, penso di aver automatizzato, faccio 2.749 euro e dico, cazzo, guadagno quanto un dirigente, fantastico. E cazzo, 2 mesi fa ero povero, adesso guadagno 2.700 euro al mese, wow, figo, fantastico. Però a un certo punto ho detto, Houston, cazzo, abbiamo un problema. Perché? Perché le cose sono scese. 709 euro, 702 euro, e a maggio abbiamo spinto un po' di più, cazzo, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto 916 euro. E qui non è così bello, perché quando pensi di aver raggiunto la vetta e poi ti rendi conto che effettivamente ancora non ci sei, che ti sei illuso, è brutto. Perché in 30 giorni abbiamo perso il 400% e non sapevo come fare. A un certo punto però mi è venuta un'idea. E dove mi è venuta? Mentre mangiavo da McDonald's. Questo sono io che mangio da McDonald's. Mentre mangiavo da McDonald's mi è venuta l'idea. Perché? Perché come vi ho detto oggi, cazzo, ero entrato per un panino di merda a 1 euro. E il mio scontrino davanti là segnava 13 euro. Ho detto, ma porca troia, com'è possibile?
E allora guardavo, mi sono chiesto, ho detto, cazzo, ma... Poi ho riflettuto. E ho detto, cazzo, ma la cassiera mi ha detto, vuole anche questo, vuole anche le patatine, vuole anche la Coca-Cola, vuole anche il milkshake, vuole anche il caffè. Io già che c'ero, per non sentirmi sfigato, ho detto, sì. Però ero rintronato. Quindi quando poi mi stavo mangiando il panino, ho detto, cazzo, e se lo facessi anche io così? Ho detto, minchia, devo trovare un modo per poter creare questa catena, questo concatenamento di continua vendita che ovviamente dà valore e che va ad aggiungere, ad avvalorare il beneficio di tutto quanto. E finalmente le cose sono leggermente cambiate, perché da maggio a giugno siamo passati da 916 euro a 6.881 euro. Il mese successivo allora abbiamo messo ancora più il gas, siamo passati a 11.000 e poi a 18.000 e poi siamo un po' scesi a 14 e poi 19.000 euro a dicembre 2015, e questa sola azienda aveva fatto 100.000 euro. 100.000 euro, solamente questa azienda aveva fatto 100.000 euro. Capite? Maggio 916 euro e poi ne fai due mesi dopo 11.000. Che lavoro bisogna avere per guadagnare 11.000 euro? E per guadagnarne 19.000? Quindi, come è stato possibile? Che cosa abbiamo messo? Cosa abbiamo aggiunto? Che cosa abbiamo aggiunto? Noi avevamo semplicemente la nostra pagina Cattura Nomi con i video gratis, e ricordatevi la piramide del valore di stamattina, è tutto collegato. Poi c'era il nostro prodotto in vendita e poi c'era il circolo, quindi io già un po' cazzo lo facevo, ero felicissimo, dicevo, ah, ma io faccio l'abbonamento, figo. Quindi cos'era? C'era questo gratis, questo costava 387 euro e questo 46 euro al mese. Quindi di fatto accadeva questa cosa qua. Io avevamo 1000 visite, il costo di pubblicità erano 250 euro, le persone che entravano in lista erano 250 persone e vendevamo ovviamente al 4%, come abbiamo visto, 1548 euro. Il 50% comprava, quindi si aggiungevano 276 per un totale di 1824 euro. Però dovevo fare che cosa? Togliere 250 euro di costi pubblicitari, quindi il mio profitto netto nel momento in cui dovevo semplicemente andare a fare i conti, era sceso a 1574 euro. Giusto? Fin qua ci siamo, sì o no? L'abbiamo visto prima, no? Purtroppo siamo arrivati a 870, cazzo. 78. Poi però abbiamo aggiunto una cosa. Abbiamo aggiunto un pezzo che costava solo 19 euro. E come sono cambiate le cose nel momento in cui abbiamo aggiunto un pezzo? Un solo pezzo ha cambiato tutto quanto, perché per 1000 visite tutto è rimasto uguale, costo pubblicitario 250, la opt-in page continuava a convertire a 250 persone, ma poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito una pagina di ringraziamento dove però diciamo grazie mille, la tua mail, controlla la tua mail, c'è il video gratuito, però fermati un attimo perché dato che mi hai appena dato fiducia ho qualcosa di importante per te, e se chiudi questa pagina non lo potrai più vedere. E iniziavo a raccontare perché era importante prendere un webinar che io avevo tenuto a porte chiuse, che poteva essere sicuramente utile alla maggior parte delle persone. In più davo il mio libro in PDF in regalo come bonus per valorizzare. Gli dicevo, guarda, se vai su Amazon costa 28 euro, quindi è un'offerta reale, ok? E cos'è cambiato? Che il profitto immediato è stato di 380 euro. Quindi abbiamo di fatto bruciato i costi pubblicitari e il guadagno netto è stato di 130 euro. Le persone, nel momento in cui entrano, noi abbiamo già guadagnato. Bruciamo l'investimento pubblicitario da subito, prima ancora che queste arrivino a guardare i video di valore. Prima ancora che arrivino. E poi cosa accade? Che nel momento in cui le persone arrivano sulla pagina di vendita, 1548 euro, c'è sempre questa cosa qua, si aggiunge tutto quanto, e che cosa succede? Che automaticamente il profitto netto è di 1954 euro. Questo vuol dire solamente una cosa: budget illimitato per conquistarsi un mercato. Ragazzi, riuscite ad immaginare voi stessi fare pubblicità senza minimamente sentirlo, senza metterci un euro? Cazzo, cambia tutto.